Abbiamo fatto lo shock leader che viene fatto da due fili passati insieme. Il dynema viene passato sopra al trave in foro carbonio e gli viene fatto una, due, tre e quattro spire. Poi formiamo due uni. Questo è uno. Lo ripassiamo con i due fili accoppiati sopra, 1, 2 e 3. Lo ripassiamo dentro e bagniamo. Molto importante bagnare perché la treccia non bagnata secca consuma il trave, il foro carbonio e crea dei traumi che possono andare alla rottura. Questo è il foro carbonio e facciamo lo stesso discorso, facendolo passare unendo i due fili insieme. Facciamo 1, 2, 3, 4 sono più che sufficienti. Lo ripassiamo dentro, bagniamo e facciamo un ulteriore passaggio dalla parte in cui non è stato passato per dargli la sua propria chiusura e stringiamo. Dopodiché prendiamo il nostro tagliaunghie o un paio di forbici, quello che uno ha di più pratico e che funziona di più. Tagliamo la prima eccedenza, tagliamo la seconda eccedenza e ribagniamo e ricontrolliamo. Perfetto.